vuole vedere come si sta comportando la curva. All'inizio del video fa vedere lui e lei che si alzano dal letto e si vestono, però lui è proprio rude, una camicia, invece lei le scarpette, poi vanno in macchina e partono sgommando, e poi c'è lui che dice, sei tipo la Wonder Cross con me uno, che è la sua faccia, e dice, scrivete di accanto, iscrivetevi al canale, stronzi! Applauso per Rocco Pardini, con la mano è passato, porta a casa il podio! Quanto cazzo è quella 1? Davide contro Golia! Ha stracciato una corda. Anche questa qua è cattivissima. Arriva Mesa con la posta turbina, ma era veramente difficile da guidare. Bisogna mandare in pressione una turbina, poi caricare l'altra. La scelta è il monoturbo. Pezzo esemplare unico, vettura che è stata ingaggiata per lo show, per l'esibizione spettacolo ad Hockenheim, pensate, un italiano che deve andare a Hockenheim a fare spettacolo. Hanno dovuto tagliare il cassone per farci stare le gomme. Mentre nella categoria 1 i finalisti sono Di Carlo, Prati, Arnaud, Plattner. Per la categoria dell'acqua, come qualche anno fa. No! Grande esibizione di Cicco che va via su tre ruote per recuperare una. Purtroppo è fuori Oliver con la sua avanti nel gruppo della Supercross, è il migliore italiano, il primo nella classifica generale. Se l'è cavata alla grande, era tanta la pressione quando gli ho parlato venerdì, era un po' sotto pressione come un test ansia, d'altronde ritornare a correre dopo 2 anni.
sarà più stanca di lui. Stiamo parlando di Jean-Louis Jacquot, il pluricampione svizzero, vincitore 3 edizioni del Wide Open, un secondo posto 2018, è sicuramente l'uomo da battere per quanto riguarda la categoria A3, che è stata torpata con la 2. Ricordo che è il semaforo che decreta chi è il vincitore. Andiamo in allineamento con una precisione chirurgica, devono accendersi le luci pre-stage e stage, dopodiché col verde si parte, se si fa il rosso si viene eliminati direttamente in automatico, chi fa il rosso è fuori, out. Ce l'ha avuta, che sono tutti e tre a podio, si deve decidere il primo, il secondo e il terzo posto. Attenzione, parte, ora c'è stata la partenza, conta molto il tempo di reazione. Vediamo chi la spunta, l'accensione in sequenza dei semafori, va a stabilire chi è il vincitore. E passa Jean-Louis Jacquot! Incredibile questa vettura con Rocco Pardeo, Davide contro Golia, si è guadagnata la qualifica. Due era volte proprio questa l'abbiamo. A maggio-ottobre nella stagione 2018. No, era l'altra, che non deve rischiare niente. Quella più nuova era. Abbiamo già il podio. Questa è quella vecchia, la prima è questa. No, la tua, la tua. L'abbiamo simpaticamente sopravvissuta. Ma no, è la mia questa. Questa è la mia. Della serie prendi soldi. Io questa avevo. È riuscito a eliminare i suoi avversari e va a podio. Abbiamo terminato la categoria 3 e andiamo a conoscere i piloti. Vettura dal fascino criminale, no, c'è Big Bubble, l'attenzione! No, no, questa è una bella sfida! Si prepara! Chi è che vince? Federico Lamperti da Milano, Fede Perlami, noto! Questa è un animale questa qui. Federico Lamperti da Milano, Fede Perlan con la Dodge Viper 1993, compressore volumetrico, 600 cavalli per Big Bubble, per Big Fuel. Davanti a ESA, sfida tutto italiano, un applauso per i due ragazzi italiani. Andrea Parti e Fede Perlan, la sua prima sfida. Problema in partenza per Fede Perlan che alza la mano. No. Da segno Chicco di spegnere, prima esperienza per la mano. Ci vuole per lì. Siamo sempre sicuri che ci si insieme. Stracciato. Con questa vettura
sera, molto bene allineata, settata bene con un gran motore. La terra è la vettura con 750, 1000 cavalli con 10 piacere di tutti. Vado a casa a piedi con la sua Fiat. Se vince la 1 vado a casa a piedi. Ci sono la macchina per casa, io me la faccio tutta a piedi se vince la 1. Contro Rocco Padeo, la Fiat 1, Davide contro Golia. Facciamo il tifo per la 1. Davide contro Golia. Siamo in un momento cruciale, vediamo se Rocco Pardea riesce a passare un colpo di scelta. Thank you.
grandissima notizia, Maio ha rotto il Kraken, non ha più un comando, quindi è stato eliminato anche lui, perché non si sta presentando, non gira più lo sforzo, ma non arriva ancora in parte al Kraken. Quindi dai singole passa in sciolta.